Sì, ricordo ad esempio un'amica che scrive in Spagna che mi ha detto che la serie era molto triste perché i personaggi hanno una vita tragica. In effetti, diciamo, c'è questa visione nera che torna poi mascherata sotto la polizia britannica, sotto questa apparente eleganza e felicità inglesi. Poi ci sono personaggi che conducono delle vite terrificanti, c'è cioè l'anziana che ha reso la vita infelice alla figlia e la figlia stessa dice che l'anziana, insomma, dopo la morte del marito ha cercato di afferrare qualunque uomo passasse lo stesso senno dal quale doveva essere legata d'amicizia. E Beth ha una repressione sessuale immensa e desidera enormemente qualcuno che la tolga da quella situazione, rischia e diventa ridicola. Martin vuole perseguire la conoscenza, arrivare a capire, a conoscere, ma vuole in realtà sostituirsi a Seldon. Seldon ha fatto talmente tanti errori nella sua vita che fugge dalla realtà, si nasconde e mente continuamente per coprire il suo errore iniziale. L'ispettore poi è per giunta anche un idiota, quindi non ci sono personaggi positivi, forse soltanto, chissà, forse soltanto Wittgenstein. E tutti i personaggi, gli altri, possono essere una diversa opzione di Martin. Kallman, ad esempio, è un'opzione sbagliata di Martin, quella di pensare che il problema non sta nel software, ma il problema è tutto nell'hardware, è il tuo computer che non funziona, basta che con una penna spingi uno dei pulsanti e spingi forte e il problema si risolve. Una cosa che abbiamo provato a fare tutti, a me generalmente mi si è fuso il computer a forza di spingere. E Howard Green vuole liberarsi di sua moglie, invece è la moglie che si sbarazza di lui, anche lui è un'altra variante di Martin. E forse il futuro di Martin è che arriverà ad essere Seldon e che non essendo riuscito a vivere determinate cose, cercherà poi nei giovani un rimedio. Insomma, non c'è, diciamo, rimasta la visione ed è andato via l'humor, però non è detto che non ritornerà. Prego. Allora, parte la domanda è stata risposta su Wittgenstein, anzi mi auguro che farete il film quanto prima perché è forse l'aspetto più interessante del film, paradossalmente. Invece la mia era sempre sulla filosofia, sulla setta di pitagorici, che diciamo ci sta questo parallelo, quindi fino a che punto stava nel romanzo, quanto avete aggiunto voi? Perché diciamo forse l'aspetto più interessante del film è proprio questa parte filosofica che è un po' inedita, diciamo, rispetto ad un normale thriller. Sí, esa es la razón por la que hemos hecho la película, esa es la razón por la que nos resultaba interesante la historia. Un thriller siempre está protagonizado por un policía y o un detective, ¿no? Siempre hay alguien muy inteligente y otro no tan inteligente que le acompaña y que intentan averiguar el tema. Entonces, pues siempre puede resultar más o menos entretenido, pero en este caso estamos hablando de cambiar a los personajes por un profesor de lógica y un estudiante de matemáticas. Entonces, lo interesante es que utilizan autores y conceptos y teorías para descubrir al asesino, para entender al final quién es el asesino, ¿no? Digamos que antes de preguntarte quién es el asesino, tienes que preguntarte si puedes realmente saber algo acerca de la realidad, ¿no? Es lo que hace Seldon, empezar desde el comienzo, ¿no? Eso es lo fascinante. Entonces, no hay manera de descubrir el asesino si no entiendes pues el teorema de las proposiciones de Wittgenstein, ¿no? El problema de las proposiciones lógicas de Wittgenstein, o no entiendes el teorema de incompletitud o no entiendes el principio de indeterminación. Entonces, es muy divertido explicarlo. Ay, es muy divertido explicarlo en la historia, de pronto explicarlo de una manera sencilla, que es hasta donde llegamos, ¿no? Pero resulta fascinante, ¿no? De pronto decir, es que cualquier enunciado es válido, siempre habrá una proposición que lo justifique. Eso es algo que a mí me ha cambiado la forma de ver el mundo, sin duda. O sea, da igual lo que diga yo ahora. La película sigue siendo la misma. Me puedo inventar 10.000 teorías para justificarla. Siempre habrá otras 10.000 teorías que puedan hundirla. Todos somos capaces de amar y odiar al mismo tiempo si nos dan la oportunidad de explicarnos. Se proprio questa è la ragione per cui abbiamo fatto il film, cioè ovviamente nel thriller c'è la figura del poliziotto, del detective, generalmente uno è intelligente, l'altro un po' meno intelligente, che si aiutano a verificare il crimine o il fatto.
che beato. Può essere divertente o meno, ma il professore, qui abbiamo invece un professore di logica e uno studente di matematica che si avvalgono di concetti e di formule per cercare di scoprire l'assassino. E ancora prima di porsi la domanda se è possibile arrivare a conoscere l'identità dell'assassino, bisogna chiedersi se si può conoscere la realtà. Questo è l'aspetto affascinante: non conosci l'assassino se prima non sei riuscito a capire le proposizioni di Wittgenstein, il teorema delle proposizioni finite, il teorema dell'incompletezza, il principio di indeterminazione. Quindi diciamo che diventa divertente anche spiegarlo e affascinante. Anche il fatto che uno possa dire che ogni enunciato è valido perché ci sarà sempre una proposizione a giustificarlo. Quindi qualunque cosa io posso dire sul mio film, ci saranno mille teorie che giustificano il film e mille teorie che possono invece negare quanto io ho detto. Il film rimane sempre lì. E quindi tutti noi siamo in grado di amare o di odiare purché ci diano la possibilità di spiegarlo.